proveniente da Ginevra scende a Ciampino l'arcivescovo di New York, cardinale Spellman. Sono ad accoglierlo l'ambasciatore Den e il nunzio apostolico Monsignor Borgongini Duca. Il cardinale è accompagnato dai monsignori Gear e Weldon. A Castel Gandolfo, oltre la residenza estiva del Papa, il Pontificio Collegio Nordamericano. Il presule vi giunge ospite di questi suoi connazionali che nel giorno di festa mescolano macchine fotografiche all'ossequio. Accolto dal rettore vescovo O'Connor, dal vicerettore e dal conte Galeazzi, il cardinale accoglie affabilmente il baciamano dei giovani. Breve sosta serena tra gli alberi e le vasche, dove guizzano i pesci che i primi cristiani graffivano nelle catacombe come emblemi di Cristo. Ad altre catacombe si dirige lungo la via Ardeatina il cardinale, a quelle fosse dove martiri di ogni confessione propiziarono il ritorno della libertà. Magnificenza delle vie di Roma intorno all'ospite. Il colonnato di San Pietro accoglie nel suo abbraccio questo vicario d'oltreatlantico che va a pregare sulla tomba dell'Apostolo.